ringrazio per la gentile introduzione Vincenzo Becchina. Io sono Pietro Di Stefano dell'Università di Legge di Palermo e comincerei la mia trattazione del rapporto tra Stato e Chiesa in Lituania da un dato che mi sembra particolarmente significativo. In Lituania la maggior parte della popolazione, circa il 70%, è composto da cittadini di fede cattolica. E questo dato trova la sua origine storica nel fatto che il re Mindaugas ricevette il battesimo nel 1251. Il re Mindaugas è un personaggio particolarmente importante nella storia delle origini dello Stato lituano, perché a lui si fa derivare la nascita della nazione dello Stato lituano. Quando il re Mindaugas ricevette il battesimo nel 1251, Papa Innocenzo IV volle che la sede della Chiesa Cattolica Lituana fosse direttamente soggetta alla Santa Sede. Nel 1385 poi nacque lo Stato Comune polacco-lituano e ciò determinò una modificazione nella suddivisione dei territori ecclesiastici, perché le sedi della Chiesa Cattolica Lituana furono assoggettate all'Arcivescovato di Gniezno. La stretta connessione tra Polonia e Lituania andrà avanti nel tempo, tanto è vero che alla fine del XVIII secolo e delle guerre napoleoniche le sedi della Chiesa Cattolica Lituana verranno assoggettate da una parte all'arcidiocesi di Mogilev, odierna Bielorussia, allora Russia, e dall'altra all'arcidiocesi di Varsavia. Continuando con questo inquadramento storico delle relazioni tra Chiesa e Stato in Lituania e delle relazioni in particolare tra Lituania e Vaticano, occorre dire che al termine della Prima Guerra Mondiale la Lituania dichiarò l'indipendenza nel 1918, ma non ricevette una risposta repentina dal Vaticano. Questo diede vita a un quadriennio di rapporti tesi, fino a quando non intervenne il concordato del 1922. Concordato nel 1922 che apre una stagione di rapporti floridi, di rapporti stretti, fino a quando la Lituania fu occupata, così come gran parte dei paesi baltici e scandinavi, dalla Russia. I sovietici avevano un piano molto chiaro: esportare la loro tradizione, la loro cultura, la loro religione, i loro costumi in ogni territorio occupato, a cominciare dalla Lituania. I leader della Chiesa lituana, della Chiesa cattolica lituana, dovettero fuggire in esilio negli Stati Uniti. Ma l'obiettivo primario della loro lotta a distanza fu quello non soltanto di difendere l'indipendenza lituana, ma anche di difendere i costumi, le tradizioni, la religione, la lingua lituana. E con la caduta del muro di Berlino la situazione tornò chiara, e laddove per chiarezza intendiamo un rapporto stretto, florido, tra Vaticano e Lituania. È il 1991 quando Papa Giovanni Paolo II riconosce definitivamente la Chiesa lituana. Chiudendo questa breve introduzione storica, io adesso passerei a un inquadramento delle basi giuridiche di questi rapporti tra Stato e Chiesa in Lituania. In particolare i rapporti prendono vita nel 1990, quando il Parlamento approva la legge sul ristoro, la legge con cui la Lituania restituisce le case di preghiera
e gli altri edifici religiosi alle comunità religiose. Con questa legge la Lituania volle innanzitutto porre fine alla nazionalizzazione degli stati, degli edifici religiosi, che vedeva la sua origine in un decreto del Soviet Supremo lituano, e soprattutto imponeva agli organi governativi locali di trovare un accordo e di siglare un accordo con le comunità religiose per la restituzione degli edifici religiosi. Seguirà un atto molto importante del 1992, un atto sulla restituzione dello status di Chiesa Cattolica in Lituania, un atto che, pur non avendo forza di legge, obbliga il Parlamento a introdurre una regolamentazione puntuale e sistematica delle relazioni tra Stato e Chiesa in Lituania. E in particolare le basi giuridiche di queste relazioni crebbero in modo decisivo con la Costituzione del 1992 e con la legge sulle comunità e associazioni religiose del 1995. Mi preme qui ricordare due articoli della Costituzione del 1992. L'articolo 26, che introduce una tutela personale, quindi garantisce ad ogni cittadino presente su un territorio della Repubblica Lituana il diritto di scegliere liberamente la propria religione, di professarla, manifestarla e propagarla liberamente nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. L'articolo 43 invece introduce un quadro molto più specifico dei rapporti tra Stato e Chiesa in Lituania, perché stabilisce due cose fondamentali. Innanzitutto il fatto che le comunità e associazioni religiose in Lituania debbano funzionare sulla base dei loro statuti, e stabilisce che la Lituania non ha una religione di Stato. Tale statuzione è molto importante perché significa neutralità e separazione tra Stato e comunità religiose, quindi introduce un implicito divieto di ingerenza dello Stato negli affari interni delle comunità religiose, che si autodisciplinano e vivono sulla base delle regole presenti nei loro statuti. Significa anche divieto di ingerenza delle comunità religiose negli affari di Stato. Il passo decisivo però avviene con l'approvazione da parte del Parlamento nel 1995 della legge sulle comunità e associazioni religiose. Adesso entriamo in un piano più tecnicistico e andremo ad osservare gli articoli preminenti di questa legge. Una legge che aveva come scopo primario quello di rafforzare la tutela del diritto umano di libertà religiosa in Lituania, già garantito dalla Costituzione del 92, già garantito dagli accordi internazionali. E partiamo proprio dall'articolo 2. L'articolo 2 riprende al primo comma l'articolo 43 della Costituzione, ribadendo che la Lituania non ha una religione di Stato. Al sesto comma, l'articolo 2 invece riprende le tutele presenti nell'articolo 23 della Costituzione del 92. I cittadini lituani possono professare e praticare liberamente una religione o un credo, entro i limiti stabiliti dalla legge. Ecco nel quinto e sesto comma che invece entriamo in un piano penale, in quanto questi stabiliscono che nessun crimine può essere giustificato sulla base dell'esercizio di una pratica religiosa. Continua l'articolo 2 dicendo che i credenti in Lituania possono e hanno il diritto di costituire associazioni e comunità religiose e che sulla base delle proprie credenze un cittadino lituano può rifiutare di prestare servizio militare
che altrimenti sarebbe obbligatorio, e prestare un altro servizio sociale. L'articolo 3 è fondamentale perché ci dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, a prescindere dalla loro religione. Mentre con l'articolo 4 finalmente arriviamo alle definizioni di comunità, associazione e centri religiosi, che chiariscono la situazione presente in Lituania oggi. Le comunità sono gruppi di individui che perseguono lo stesso fine di una stessa religione. Le associazioni religiose sono composte da minimo due chiese, minimo due comunità uniformi. Vedremo in seguito come perché si possa parlare di una comunità, occorre che la suddetta sia composta da almeno 15 membri maggiorenni e in possesso della cittadinanza lituana. Invece, per centri religiosi, intendiamo le istituzioni più alte, le istituzioni governative più alte all'interno di una associazione religiosa. Quanto alle comunità religiose, è importante sottolineare come in Lituania sussista una tripartizione sul tema. Abbiamo comunità religiose tradizionali e sono 9: la Chiesa romano-cattolica, la Chiesa greco-cattolica, la Chiesa russo-ortodossa, gli antichi credenti, i caraiti, gli ebrei, i musulmani sunniti, e poi abbiamo la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa evangelica luterana. Si tratta di una lista chiusa secondo la Corte Costituzionale lituana, che dunque sconfessa quanto stabilito dall'articolo 6 della suddetta legge del 95. Cioè, l'articolo 6 apriva la possibilità per qualsiasi nuova comunità religiosa di ottenere, dopo 25 anni e con i parametri che vedremo in seguito, lo status di comunità tradizionale. La Corte Costituzionale lituana ci dice che si tratta di una lista chiusa, che il legislatore non può modificarla e che il legislatore si limita a prendere atto del fatto che le nuove comunità religiose sono tradizionali perché semplicemente fanno parte del tessuto e dell'eredità culturale, storico, sociale della Lituania. Per quanto riguarda invece il secondo gruppo di comunità religiose, è composto dalle comunità religiose che non sono tradizionali, ma sono riconosciute dallo Stato. Il riconoscimento avviene dopo 25 anni dalla registrazione dello statuto e in seguito all'accertamento da parte di supervisori del Ministero della Giustizia di alcuni parametri, che sono i seguenti fondamentalmente. Il fatto che la società riconosca un ruolo centrale nella vita della Lituania a una data comunità, e il fatto che le pratiche religiose poste in essere da questa comunità non siano contrarie alle leggi e non siano contrarie alla moralità. Un terzo gruppo di comunità religiose è costituito invece dalle comunità non tradizionali e non riconosciute. Si tratta di comunità che possono ottenere, attraverso la registrazione del proprio statuto, la personalità giuridica. Lo statuto deve contenere una serie di indicazioni che poi verranno controllate ancora una volta dai supervisori del Ministero della Giustizia, e sono l'indicazione del nome, l'indicazione della struttura, l'indicazione delle istituzioni e dei vertici di tali istituzioni, l'indicazione delle procedure di utilizzo, gestione e vendita delle proprietà. Volendo a questo punto cambiare argomento, possiamo adesso parlare di un tema che è centrale
all'interno dei rapporti tra Stato e Chiesa in Lituania. Si tratta dell'istruzione. Sull'istruzione va subito detto che qualsiasi comunità in Lituania può creare delle scuole. Va inoltre detto che le comunità religiose tradizionali possono creare scuole in cui, se lo standard di istruzione è pari a quello garantito nelle scuole pubbliche, tale scuola avrà il diritto a dei finanziamenti pubblici. Per quanto riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato lituano in materia di educazione, va ricordato un importante accordo che intervenne nel 1990. È l'accordo sulla cooperazione in materia di educazione e istruzione e cultura. Un accordo con cui si stabilisce che la religione cattolica, l'insegnamento della religione cattolica sarebbe dovuto essere garantito in ogni scuola pubblica previa richiesta da parte dei genitori, e che la Chiesa Cattolica potesse dare vita a chiese di ogni ordine e grado, scuole di ogni ordine e grado e università. Quanto alle altre comunità religiose tradizionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge del 95 e secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge lituana sull'istruzione, anch'esse hanno diritto a vedere insegnata la propria religione nelle scuole pubbliche lituane. Quanto alla materia del lavoro, va detto che i dipendenti delle comunità e delle associazioni religiose sono equiparati a qualsiasi lavoratore lituano, nel senso che si applica ad essi la normativa in materia di lavoro e di contratto di lavoro vigente a livello nazionale. Molto interessante invece è il tema del finanziamento delle chiese, perché non esiste in Lituania una tassa che finanzi le associazioni o le comunità religiose, ma le entrate in termini di offerte di contribuzioni volontarie da parte dei fedeli non sono soggette a tassazione. Ciò che è soggetto a tassazione sono invece le entrate derivanti dalle attività commerciali delle comunità religiose. Infine chiuderei col matrimonio. Abbiamo aperto dicendo che la maggior parte della popolazione lituana, circa il 70%, è di religione cattolica. Da ciò deriva il fatto che la maggior parte dei matrimoni in Lituania, dei matrimoni celebrati in Lituania, ha luogo in chiese cattoliche. Il codice civile lituano conferisce valore legale a tali matrimoni. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, chiudo così il mio intervento e ho il piacere di introdurre la collega Giuseppa, la collega Francesca Paola Giotti dell'Università di Palermo, che ci parlerà invece dei rapporti tra Stato e Chiesa in Croazia. Grazie.